Dunque, questa settimana, oggi e domani, completeremo, diciamo così, gli ingredienti che ci servono per portare avanti, in modo che voi possiate portare avanti, la realizzazione del sito che abbiamo progettato la settimana scorsa. Quindi eravamo partiti, ripercorrendo brevemente il processo, da una vision statement 2 settimane fa. La settimana scorsa abbiamo fatto una fase di progettazione del sito, quindi definito le funzionalità che vogliamo implementare, il layout e qual era anche la sequenza, no, abbastanza in dettaglio delle operazioni che devono essere fatte. Non abbiamo ancora il dettaglio delle pagine, ma poco ci manca. La settimana scorsa abbiamo anche visto un possibile layout grafico del sito, quindi usando HTML e CSS per posizionare e vestire le cose in un certo modo. Ciò che ci manca adesso, prima di, diciamo così, iniziare a tappeto ad andare a implementare le varie funzionalità una dopo l'altra, che sono tutte relativamente semplici, però ci diamo uno schema generale. Allora, lo schema generale che ci manca è ancora di due tipi, e quindi il lavoro di questa settimana sarà in questa direzione. Primo, darci un metodo il più possibile, diciamo così, razionale per accedere al database da parte delle pagine JSP. Abbiamo già visto che ci sono i Bing che possono avere dei metodi, ma vedremo che dovremo ancora fare un piccolo passo avanti rispetto a ciò che abbiamo, no? Per isolare il più possibile la parte di logica di funzionamento dalla parte di accesso ai dati. E di questo cominciamo a occuparcene adesso. La seconda cosa è capire come fare in questo che è un layout fittizio, no? Finto, con ancora nessun contenuto reale, e in realtà all'interno di questa pagina ci sono vari pezzettini, c'è un menu di qua, in realtà già nei nostri layout disegnati abbiamo anche ipotizzato che ci potessero essere più cose da questa parte qui, c'è un contenuto, c'è un'area di login, di fatto la pagina è fatta di tanti pezzettini, ciascuno dei quali ha una sua logica di funzionamento. E una parte di questi pezzettini, ad esempio la parte di login, è ripetuta in tutte le pagine. Quindi dobbiamo anche capire come fare a strutturare la pagina JSP in modo da poter riusare dei pezzettini che sono sempre gli stessi, domani mattina ne parleremo, li chiameremo moduli, fare in modo che una pagina di fatto sia un insieme di moduli messi insieme, e l'utente possa interagire con uno qualsiasi di questi moduli, pur essendo il file HTML uno solo. Ma qui purtroppo dobbiamo fare un pochino violenza all'HTML, se questa fosse un'interfaccia grafica avremmo tanti widget nella stessa finestra, ciascun widget avrebbe il suo bel controller e di fatto apparterebbero a classi indipendenti, ciascuno si va ad aggiornare la propria singola pezzo di pagina, la propria singola parte di interfaccia. Qui invece non possiamo aggiornare un pezzettino del menu o aggiornare l'area di login senza ricaricare l'intera pagina. Quindi dovremmo darci, ma questo è appunto il lavoro di domani mattina, un modo per riuscire a mettere insieme le cose e programmare in modo ordinato che non coinvolga come sempre copia e incolla e non coinvolga pagine in cui sono mescolate nello stesso codice cose che non c'entrano nulla. Ma quello di cui ci occupiamo oggi è la parte più, se vogliamo di basso livello, quella più nascosta, c'è l'accesso ai dati. Noi l'accesso ai dati l'abbiamo già in parte nascosto, no? L'abbiamo già in parte nascosto perché abbiamo detto, allora, i dati stanno in un database, la connessione al database non la apriamo mai esplicitamente, usiamo l'oggetto data source che apra un insieme di connessioni da parte nostra. Poi neanche l'oggetto data source in realtà non lo vediamo perché ci siamo creati quella classe DBConnect che gestisce lei le connessioni, è lei che va a scoprire come si chiama il data source. E quindi facevamo dei Bing, no? Che avessero abbastanza semplificato, no? La modalità di accesso ai dati, perché prendeva la connessione, faceva la query e popolava il risultato. Ho voglia di fare un passo avanti, perché la soluzione che avevamo, prendiamo un esempio.
c'era un esempio di un bin, se non sbaglio, che si chiamava user bin, che non è, tra l'altro non era completo, ma proviamo a, anche perché adesso lo butteremo via, come vi racconto tra un attimo. Però il modo di lavorare era quello di creare dei bin, no? Quindi oggetti Java con i loro bei campi, che al loro interno avevano dei metodi. In questo caso c'era un esempio incompleto, perché non ci sono tutti i campi che servono, di un bin createUser, di un metodo createUser, il quale dentro il bin, no? Dentro il codice del bin, apro la connessione usando la mia classe di bconnect e poi invio l'update, invio lo statement, eccetera. Allora, quello che vogliamo riuscire a fare è togliere dai bin la conoscenza diretta del database. Comincia a starci stretta questa cosa. Noi abbiamo un database che adesso è abbastanza complicato, no? Abbastanza complesso, parecchie tabelle. Non siamo in grado di garantire al 100% che quel database non lo toccheremo più. Siamo abbastanza sicuri che qualcosa dovremo aggiungere. Non siamo neppure in grado di garantire che l'oggetto user, l'oggetto utente, così come visto dalla pagina GSP, debba coincidere con la tabella degli utenti, tale quale. Per dirne una, il nome dell'azienda presso cui la persona lavora e il nome della sede presso cui la persona lavora non sono nella tabella utenti, ma avrebbe tanto senso che comparissero dentro il bin utente. Quindi la vista che vogliamo avere dell'entità utente dentro ha una chiave esterna che è un numero intero che punta alla chiave primaria della tabella azienda. Ma sarebbe molto più utile dal lato del front-end avere già direttamente un campo stringa, oltre magari l'ID numerico, per carità, ma che avesse direttamente un campo stringa col nome dell'azienda. Quindi noi vogliamo prendere un pochino le distanze tra quelli che sono gli oggetti che manipolo a livello di front-end, a livello di applicazione web, e quelle che sono le rappresentazioni relazionali nel database, che a volte devono scendere a dei compromessi, no? Tipo il fatto che la chiave esterna è molto meglio se è un numero che non il nome completo dell'azienda, se no diventa pesante da elaborare e complesso da gestire. Quindi, vorrei riuscire a separare i due classi distinte, questo è un po' il desiderio, no? Poi cerchiamo di arrivarci poco per volta. Il desiderio è quello di riuscire a separare due classi distinte, una classe che contenga i dati, ad esempio, dell'utente, e un'altra invece che faccia le query. Quindi separare l'interfaccia di manipolazione di un oggetto rispetto ai dati dell'oggetto stesso. Questo mi permette in un secondo momento di andare a modificare le query, perché magari ho trovato un'implementazione del database più efficiente, o perché magari quel dato lì non sta più nel database, sta in un sistema remoto, quindi devo fare una chiamata web service tutte le volte che lo voglio controllare, ad esempio. A questo punto dovrò solamente cambiare la classe che ha i metodi, no, operativi, e non più la classe che contiene i dati, e quindi di fatto tutto il front-end, tutte le view, tutti i controller di fatto non si accorgono più della differenza. Allora, questo problema, no, che ci siamo posti e che ci dobbiamo porre, non è banale, no? Nel senso che noi abbiamo diversi vincoli che si incrociano. Uno per tutti, il fatto che noi abbiamo degli oggetti che sono sia oggetti semplici, contenitori di dati, tipo questo user data, una classe, non l'ho ancora chiamata bin, una classe che contiene i dati dell'utente. La classe è molto semplice, non ha logica, solamente dei dati e il get e set di ciascuno di questi dati. Questo è l'oggetto che mi rappresenta l'informazione sull'utente. Può essere usato come bin? In questo caso sì, perché ho un costruttore vuoto, senza parametri. In questo caso questo costruttore vuoto non è il massimo, perché non mi va a inizializzare i campi del bin, in questo caso, con i valori sensati. Sarebbe meglio avere un costruttore che inizializza magari con delle stringhe vuote, o ad esempio la data con la data corrente, con dei dati non magari corretti, perché se non ho parametri non so chi sia l'utente, ma coerenti, no?
anche se anonimi. E quindi questo lo vogliamo usare, l'abbiamo usato nei nostri esempi, come bin di richiesta. Cioè controlla, prende le informazioni sull'utente, la vista le usa per visualizzarle. Qual è una caratteristica di un bin? È che, e noi ne eravamo contenti fino a poco tempo fa, che non devo crearlo io, lo crea Tomcat. Quando scriviamo, non scriviamo mai new di un bin, scriviamo jsp:// usebin, e in quel caso il bin viene creato, oppure ci si aggancia a uno già esistente. E va bene. Questo però crea dei problemi nel momento in cui io volessi avere un oggetto che si collega al database, ottiene magari le informazioni su un utente e me le deve restituire. Cosa mi restituisce? Beh, mi potrebbe restituire un oggetto di tipo user data. Ma questo oggetto di tipo user data, che eventualmente questo metodo di questa classe mi restituisse, non può essere un bin. Perché se me l'ha creato il metodo che ha fatto la query, non può essere in sessione, non può essere nella request. È un oggetto semplice, ma non è un bin. Quindi noi abbiamo questi due requisiti che cozzano. Nel senso che se io voglio isolare l'accesso al database, io ho un metodo che mi dice dammi i dati dell'utente, questo qua mi ritorna un oggetto di tipo user data e poi lo uso. Ma non lo uso come bin. Oppure se ce l'ho come bin, l'ha creato qualcun altro per me, ma a questo punto è il bin che dovrebbe avere i metodi per accedere al database, come abbiamo fatto finora. Ma non mi piace. Allora, per farmi aiutare, qui faccio un po' la storia completa, ecco, per non arrivare direttamente alla soluzione, ma diciamo così, anche per affrontare insieme il ragionamento. In questi casi, questi sono tipici casi di problemi, se vogliamo, di programmazione o di organizzazione del codice ricorrenti. Sarò mica il primo ad aver avuto questo dubbio di come sia meglio fare, no? Finora vedete che abbiamo sempre fatto un percorso fatto di gradini successivi. Partivamo dalla soluzione semplice e poi l'abbiamo criticata, l'abbiamo complicata un pochino per arrivare a un'altra soluzione che fosse magari un po' più complessa ma più elegante e più scalabile. Finora ci siamo sempre cavati abbastanza da soli. In questo caso è un problema abbastanza, diciamo così, no? Vincolato. Allora uno si chiede se questo problema è già stato affrontato in qualche modo, risolto da qualcuno. Questo è, se vogliamo, la definizione che si dà normalmente di pattern, di progetto, design pattern. Voi avete sentito parlare di design patterns nei corsi precedenti di ingegneria del software o cose simili? No. Un design pattern, no? È uno, come dice il nome, uno schema, un pattern di progettazione. Di fatto si raccoglie all'interno di una linea guida, di un suggerimento, di un'indicazione generale, la soluzione ad un problema ricorrente. Noi non l'abbiamo chiamato così, ma ne abbiamo già usati i design pattern. Ad esempio, DBConnect era una classe, no, che per noi era importante che venisse istanziata una volta sola. No? Perché faceva riferimento a data source, che è uno solo, e non vogliamo creare più data source contemporaneamente, non vogliamo, no, incasinare i riferimenti alle connessioni. Allora, questa classe non avevamo commentato nel dettaglio il codice, ve l'avevo data così, adesso possiamo riprenderla, è gestita in un modo un po' strano, cioè un costruttore privato. E quindi avere una classe che è un costruttore privato significa che nessuno può fare new di quella classe, se non la classe stessa, perché l'unico che può chiamare quel costruttore, fare new vuol dire chiamare un costruttore ovviamente, l'unico che può chiamare quel costruttore è un altro membro della stessa classe, ma se la classe non esiste ancora e quel metodo non può essere chiamato da qualcun altro, chi lo può chiamare? Lo può chiamare solamente un metodo statico della stessa classe. Quindi il nostro getInstance, che ci dava un'istanza, era un metodo di dbconnect, ovviamente, statico, cioè un metodo statico, un metodo di classe, che può essere chiamato sulla classe, non su un'istanza. Posso chiamare, scendo solamente il nome della classe, senza
necessariamente creare un'istanza. Il getInstance è lui che finalmente farà, se è il caso, new di dbconnect. Quindi crea la prima istanza dell'oggetto dbconnect. Lui può fare new perché dbconnect è un metodo privato, ma lui è un metodo della stessa classe. Chiunque altro nel codice, provate a fare new dbconnect e non vi lascia. Solo che questo new la faccio solamente dopo che ho controllato che non sia già stata fatta in passato una new. Poiché questo è un metodo statico che si salva in una variabile anch'essa statica, questo qua non è statico ma è lo stesso perché l'istanza ce n'è una sola, si salva in una variabile, dove è andato? Scusate, no, questo qua, onlyInstance, si salva in una variabile statica, onlyInstance, il riferimento all'istanza che eventualmente è già stata creata in passato, una variabile di istanza statica, è condivisa tra tutte le istanze della stessa classe, quindi ce n'è una sola. E quindi lui sa, andando a controllare se questa onlyInstance è null oppure non è null, se è già stata creata oppure no un'istanza di questa classe. Se è già stata creata me la restituisce tale quale, se non è stata creata me la crea per la prima volta, quindi di qua ci passa una volta sola. È contorto come ragionamento, non è banale, non è quella soluzione che ci viene fuori in 5 minuti. Sappiamo qual è il problema, ho una classe e voglio essere sicuro di non crearne mai più di una. Il primo che ne ha bisogno la crea senza saperlo e tutti gli altri riusano quella che già c'era. Bene, facile, il problema l'abbiamo capito. La soluzione è un intrico di, se vogliamo, dettagli dell'implementazione object-oriented, in questo caso del linguaggio Java, che combina i costruttori privati con metodi statici, con variabili private statiche, combinati in un certo modo. Allora, questo è... sì, dico, magari in 5 minuti non ci arrivavamo, avessimo pensato un'ora, forse ci saremmo arrivati a qualcosa di molto vicino. Sì. Questo è il valore del tipo di ritorno. GetInstance mi restituisce un oggetto di tipo dbconnect. Infatti restituisce questo, no? O this potrebbe essere. Chi? Allora l'abbiamo chiamata più volte. Noi abbiamo fatto questo, così. Nei bing che abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo detto, ok, dbconnect.getInstance. dbconnect è, vedete che è la D maiuscola, è il nome della classe. Quindi ho chiamato il metodo statico getInstance della classe dbconnect. Questa, se è stata la prima volta che lo chiamavo, mi ha creato un nuovo oggetto. Se no, c'era già, mi istituisce il riferimento a questa istanza e io me la salvo in una variabile locale. Quindi poi dal punto di vista dell'utilizzatore, semplicemente dire quando mi serve un dbconnect per fare la connessione al database, non faccio new dbconnect, ma scrivo dbconnect.getInstance. E questo bing creava un utente, questo qua era un bing che conteneva i dati dell'utente e aveva i metodi per creare. Questo in realtà non fa nulla perché era incompleto. Adesso ho gli altri completi dopo, ma sono già fatti con lo schema nuovo. Ma io ho tirato fuori l'esempio del dbconnect per far vedere un caso di una soluzione articolata a un problema comune. Questa soluzione è un nome, no? Infatti qua l'abbiamo chiamata forse più volte singleton. Singleton è il nome che chi per primo ha formalizzato questo modo di risolvere i problemi ha dato a questo schema. Questo singleton è uno dei più semplici cosiddetti design pattern. No? Ce ne sono tanti. No? Ad esempio io qua, se qualcuno vuole dare un'occhiata, questo è un libro sempre della serie At First, che a me piace tanto perché è molto leggero, facile da leggere, che raccoglie una quindicina, 10-15 tra i design pattern più utilizzati in ambito Java, no? In ambito di programmazione Java normale, una cosa di questo genere. E mi pare che il singleton sia, non so se è il primo capitolo o il secondo. L'idea generale però, a parte che non dobbiamo adesso andarci a studiare tutti i 200 pattern che la gente ha pubblicato in giro.
Però l'idea generale è che quando ci troviamo di fronte a un problema, che riconosciamo che possa essere un problema generale e la sua soluzione non è evidente, cioè non basta dire ma allora qui serve una classe che eredita quell'altra, implementa quell'interfaccia, a volte basta semplicemente i costrutti normali dei linguaggi a oggetti. A volte questi costrutti vanno un attimino studiati bene per pensare alle loro conseguenze. Allora, in questo sono nati, si sono sviluppati, adesso questo non è il primo libro è stato un libro del 2000 probabilmente, o forse anche un attimo prima, no? Che hanno introdotto, di quattro ricercatori che hanno introdotto il concetto di design pattern, ma viene un po' nella mente del programmatore, più che nel programmatore diciamo dell'architetto, no? Di chi deve strutturare la soluzione, la domanda, ma questa soluzione, a questo problema, c'è una soluzione che sia, a cui magari ispirarsi? Quindi tutte le volte, se domani avete bisogno in un problema di una classe che deve essere istanziata una volta sola, e dovete essere sicuri che non lo sia, sapete che esiste una cosa che si chiama singleton e che è fatta così. No? E non, ci sono anche dei siti web dove ci sono dei cataloghi di pattern, in un certo senso, registrati. Allora, questo era un pattern semplice, non ci ha dato grossi problemi. Allora, quello che io mi sono chiesto è, che noi insieme ci chiediamo è, ma per il problema di accedere a un dato, esistono magari dei pattern applicabili? Allora, nella risposta a questa domanda ho scovato questo sito. È il sito associato a un libro che si chiama, guarda caso, Core J2E Patterns, quindi pattern principali J2E, è un libro pubblicato dalla Sun, vediamo se riesco a ingrandirlo un po', se si lascia ingrandire questa pagina, sì, troppo. È un sito che era stato pubblicato dalla Sun Microsystems qualcosa tipo il 2000-2001, in quegli anni lì. Quindi è una cosa vecchia di 10 anni, per quello che non dico, dire scovato è fin troppo. C'è l'appendice di questo libro che è online. E questo libro raccoglie dei pattern, quindi dei metodi di programmazione, che sono stati sviluppati, adattati, proprio allo sviluppo di applicazioni J2E, Java Enterprise. Attenzione che noi del Java Enterprise stiamo toccando solamente la superficie, no? Sulla parte front-end, la parte di sviluppo web. Poi c'è tutta la parte di back-end, di logica applicativa, che è molto più spessa, molto più difficile da affrontare. Quindi questi pattern in realtà, il libro è relativo all'intero pacchetto Java Enterprise. Ecco, ciascuno di questi scatolini fa riferimento a un possibile pattern che non è una legge, attenzione, non è una libreria di classi, non è un vincolo, non è un criterio, è semplicemente delle soluzioni che qualcun altro ha pensato, le ha studiate per quel particolare problema, da cui tu ti potrai ispirare eventualmente adattandole, no? A quello che è a quella che è la tua esigenza. E tra questi pattern, domani mattina ne vedrete un altro, che è Composite View. Problema che abbiamo accennato prima, come faccio in una view mettere insieme dei pezzi diversi? E domani mattina vi raccontiamo quello. Oggi invece vi racconto quest'altro che ci serve a risolvere il problema che ci siamo posti oggi. Una volta fatto questo avremo uno schema da fotocopiare, no? Una cosa da fare copia e incolla di come dovremo fare i bin, come dovremo fare l'accesso al database, eccetera. Una volta che abbiamo questo schema, lo capiamo quali sono i suoi vantaggi, da quel momento in avanti andiamo avanti a macchinetta. No? Allora, questo metodo, cos'è un pattern? È uno schema, adesso io clicco su questo, cliccando su ciascuno mi dà la specifica, data access object, la rete ce l'ho, quindi dovrebbe arrivare, è una scheda, no? Una scheda che dà il titolo del pattern, Data Access Object, questo è il titolo. L'altro si chiamava Singleton, questo si chiama DAO, Data Access Object. Da adesso in avanti lo chiamerò DAO per fare più in fretta.
Quindi vediamo di che cosa è composto il pattern DAO e vediamo come fare ad applicarlo nella nostra applicazione web. Guardiamolo prima leggendo i titoli. Quasi tutti i pattern, o i libri che parlano di questi pattern, li strutturano in questo modo. Contesto, problema, forze, soluzione, struttura, partecipanti e responsabilità, strategie ed esempi, se non sbaglio più avanti sono solo più gli esempi, no, vabbè, conseguenze ed esempi. Allora, vediamo questi titoli che cosa contengono. Vabbè, contesto spiega qual è il contesto nei quali potresti aver bisogno di questa soluzione. Qui dice il contesto è che i modi di accedere ai dati variano in funzione della sorgente dei dati. Quindi accedere alla storage persistente, come ad esempio il database, qui non scala, varia molto in funzione dell'implementazione del database, eccetera, eccetera. Quindi già dalle prime righe capisco se c'entra o non c'entra col problema che sto cercando di risolvere. In questo caso direi che c'entra, perché noi proprio quello che stiamo cercando di fare è di accedere a dei dati persistenti, no, in modo agnostico, il più possibile, separato rispetto alla struttura specifiche di quei dati. E poi mi spiega il problema dicendo che i dati essenzialmente possono essere memorizzati sia nel database relazionali che magari in altri tipi di back-end, no? Compreso, lui parla di business to business integration systems, è un modo, un giro di parole per dire web service che richiamano altri servizi. Quindi quel dato potrebbe non essere neppure un database relazionale. Sì, è vero che posso usare JDBC per accedere ai database, però mi vincolo nella struttura delle query, alla struttura della tabella e anche al dettaglio della sintassi SQL di uno specifico database. E quindi mettere in un bin di sessione qualche cosa che deve essere modificato, se dovessi cambiare la versione del database, è una cosa brutta. Vado a creare una dipendenza tra un oggetto logico e in realtà una scelta di architettura, una scelta di implementazione. E vabbè, forse è un titolo abbastanza strano, che essenzialmente raccoglie le direzioni in cui questo pattern ti spinge. Se vogliamo tradurlo in italiano, le spinte che ti potrebbero far scegliere questo pattern. Ad esempio, una spinta, leggo questa che è più corta, i vari componenti a volte usano delle API proprietarie per accedere ai dati. Allora, se ho questa spinta, dal fatto che ho delle interfacce proprietarie che possono cambiare, che sono diverse, allora vengo spinto a pensare, no, magari di adattare questo, di adottare questo pattern. E poi c'è la frase principale, che è scritta in grassetto, quella su cui ragioniamo, no? Che ci dice, ok, se hai questo problema, lo puoi affrontare così. Usa un Data Access Object e tutto il resto della pagina serve per spiegare queste quattro parole. Usa un Data Access Object. Cos'è un Data Access Object e come fai a usarlo? Usa un Data Access Object, un DAO, per astrarre e incapsulare tutti gli accessi al data source. Il DAO gestisce la connessione con la data source per ottenere e memorizzare i dati. Okay? Questo è ciò che ci dice. Ci dice non accedere al data source direttamente dai tuoi oggetti, dai tuoi bin, ma crea un oggetto separato che chiamerai DAO, il quale gestirà la connessione con col data source, nel nostro caso col database, ma potrebbe anche non essere un database, potrebbe essere un web service, e attraverso questa connessione puoi ottenere i dati e memorizzare i dati. Quindi noi separiamo il bin che contiene i dati di lavoro rispetto a un'altra classe, a un DAO, un Data Access Object, che si interfaccia col database per gestire la lettura, la memorizzazione di questo dato qui. Quindi tagliamo a metà quel bin. Separiamo dei metodi che fanno le query e dei campi che contengono i dati. E questa separazione è riassunta da questo diagramma delle classi qua sotto,
e voi che siete bravi di UML sapete leggere bene. E questo diagramma delle classi dice: supponiamo di avere un business object, un bin, una servlet, una pagina JSP, un qualcosa, un client, un cliente, un qualcosa che ha bisogno di accedere a un data source, inteso in senso lato, non necessariamente java.sql.datasource, che è l'oggetto che usiamo noi per accedere al database, al connection pooling, si chiama così, ma in realtà questo diagramma è molto più generico, una qualunque posto in cui memorizzo i dati, ok? Quindi non vediamo lì quella classe Java che si chiama data source, ma questo è più generico. Quindi se ho un'applicazione, un client, che qui è chiamato business object, che deve accedere a dei dati, non creo nessun collegamento tra il business object e il data source. Non si conoscono. Ma l'interazione è mediata da un oggetto che è un oggetto DAO, un data success object. E poi queste linee, queste frecce, indicano qual è il tipo, no, di relazione che c'è tra questi diversi oggetti. Dice che il business object, il client, usa il DAO, quindi chiama i metodi del DAO, e il DAO incapsula il data source. No, incapsulare, lo sapete, nel linguaggio object oriented significa nascondere i dettagli di. Quindi il DAO avrà dentro di sé un riferimento al data source e i metodi del data source non vengono mai esposti, non vengono mai riportati fuori, vengono usati dal DAO, il quale li incapsula, li nasconde, in modo che chi ha bisogno di usare il DAO non deve sapere, perché non lo vuole, non deve sapere quali sono i metodi del data source e quali sono le informazioni, quali sono i dettagli. Dopodiché, come fanno il business object e il DAO a parlarsi? Beh, il DAO gestisce dei dati di tipo complesso. Pensiamo alla nostra tabella utente, facciamo sempre esempi su quella perché è la più facile. Nome, cognome, login, la password, la data, eccetera. Il DAO non conviene che abbia un metodo da getName, getLastName, getDate, eccetera, a una granularità molto fine. Conviene che il client e il DAO si parlino attraverso degli oggetti che rappresentano l'entità nel suo complesso, l'utente, che ha tanti campi. Questo è quello che in questa figura è chiamato transfer object, oggetto di trasferimento. C'è un oggetto che serve per passare i dati da una parte all'altra. Noi questi transfer object li abbiamo già nel nostro progetto, non l'abbiamo chiamato così, l'abbiamo chiamato, poverino, user data. Guardate che cos'era user data, era un semplice oggetto che aveva un po' di campi, i metodi get e set per quei campi, il costruttore, finiva lì, però nella sua banalità conteneva tutte le informazioni relative all'entità utente. Quindi quando dobbiamo operare con gli utenti, noi pensiamo che il lavoro va fatto aiutandosi con due classi. Una che sarà la user data, che è qua sotto, che qui gioca il ruolo del transfer object. L'altra che è il DAO, lo chiameremo magari user data DAO, il data access object per l'accesso ai dati dell'utente, no? Mettiamo DAO nel nome, così come quella classe l'abbiamo chiamata singleton, e quella parolina singleton mi fa ricordare tutto, no? Un ragionamento che sta dietro per ottenere quel risultato. Anche qua metteremo la parolina DAO e mi fanno ritornare in mente questo schema qui, e se non me lo ricordo più bene so dove andarlo a trovare, perché è scritto in un certo punto e ha un certo nome, no? Allora, qual è la relazione tra il DAO e il transfer object? Dice che normalmente, questo oggetto è in qualche modo condiviso, nel senso che se il business object ha bisogno di
conoscere dei dati, voglio sapere i dati dell'utente, allora il DAO farà le sue query sul data source e crea un nuovo transfer object. Questo transfer object viene usato, obtains in questo caso, dal client. Quindi dammi i dati dell'utente che si chiama Pippo. Il DAO fa la query, quindi il DAO dentro ha le SQL, è solo lui che ha le SQL. Fa la query, crea un nuovo user data e me lo restituisce. E io vado a chiedere a questo user data, non al DAO, chiedo allo user data quali sono i dati dell'utente. E l'user data è stato riempito e creato dal DAO. Se voglio modificare i dati dell'utente, vabbè, il client cosa fa? Modifica questo oggetto e poi dirà al DAO, senti, questo è un oggetto modificato, aggiorna il database. Allora in questo caso il DAO prenderà quell'oggetto, andrà a vedere i valori dei suoi campi e farà una insert oppure un update, se stiamo parlando di database relazionali, per aggiornare i dati dall'altra parte. Quindi, l'oggetto di business crea un DAO, dice ho bisogno di lavorare con gli utenti, con le entità utenti, dammi un DAO che mi gestisce l'utente. A questo DAO potrò passare avanti e indietro dei dati tipicamente di tipo user data. E quel DAO avrà un metodo crea, un metodo cerca, un metodo controlla, un metodo cancella, un metodo aggiorna, tutti relativi all'utente. E questi metodi si passano avanti e indietro o come risultati o come parametri oggetti di tipo user data, quando non è sufficiente magari una stringa o un intero per indicare il risultato. Tutte le volte che il business object deve, quindi la pagina JSP, ha bisogno di leggere o modificare i dati, lo fa sempre col transfer object. E poi passa il transfer object al dato per dire aggiorna il database, oppure carica dal database. Questo vuol dire che neppure il transfer object non sa nulla del database. Non ha la minima idea di come i suoi campi sono memorizzati all'interno del database, di come si fanno le query. Non sa neppure se lì dietro ci sia davvero un database, o ci sia qualcuno che lo scrive a mano, lo annota su un pezzo di papiro. Non gli importa. Quindi noi abbiamo ridotto al minimo le dipendenze dal data source. L'unico oggetto di questo schema che dipende dal data source è il DAO. Ha dei metodi che però sono metodi astratti, metodi non astratti nel senso della parola chiave abstract, metodi di alto livello, crea, modifica, cancella, più o meno sono sempre gli stessi. Poi lui le implementerà con delle query, ma il client ragiona in termini di operazioni macroscopiche, la creazione, la cancellazione, quindi ragiona oggetti, no? Creami quell'entità, distruggimela, modificamela, e poi ci sono questi oggettini di transfer object che passiamo avanti e indietro. Quindi questa è un po' l'idea della soluzione. Poi qui va avanti, no? Questo documento va avanti a spiegare come funziona, perché dal diagramma delle classi si capisce qualcosa ma non tutto, e fa vedere un esempio tipico di utilizzo. Dice io ho il business object, il DAO e il data source. Il business object vuole prendere le informazioni di un utente, modificarle e salvarle. Allora cosa fa? Il business object crea il DAO. Quindi cominciamo a metterci in testa che da una pagina JSP, per poter accedere ai dati, io non vado più a creare una connection, non mi faccio dare la connection, ma mi faccio dare un DAO, il quale ci penserà lui, forse, se dietro c'è un database relazionale, a farsi dare una connection. E poi dico a questo DAO, dammi il dato, i dati. E il DAO lo chiede al database, perché lui non li sa. Fa la query sul database, e col risultato di questa query crea un nuovo oggetto nel quale va a salvare i dati. Il DAO è un oggetto senza stato, quasi sempre. Ha solo metodi, non ha variabili, non ha dentro di sé, nella sua pancia, una copia dei dati dell'utente. I dati dell'utente li prende e li mette in un TO, in un transfer object.
A lui non interessa, lui sa fare le query, basta. Poi i risultati della query le mette in un TO e il TO lo mette sulla barchetta e lo restituisce al cliente, che a questo punto ne usa i dati. A questo punto vedete che il cliente, qui fa delle set property, no? Va a modificare, parla direttamente col TO. La nostra pagina GSP può andare a leggere, modificare. Se fosse una view, legge i dati e li mette nell'HTML. Se fosse un controller, probabilmente setta i dati prendendoli dal form della richiesta. Ma a questo punto è una relazione semplice tra la pagina GSP, che noi vediamo come business object, e il TO, l'oggetto semplice, che può essere anche un bin, quasi. Asterisco, lo riprendo dopo, questo quasi. E poi dopo un po' il client dice: ok, ho smesso di fare le modifiche, adesso voglio salvare i dati sul database. E allora dico di nuovo al DAO, gli dico adesso set data, salva i dati. Allora questo DAO va a prendersi il TO e dice: ma allora get property, dimmi un attimo caro TO, caro oggetto, com'è che ti ha modificato l'utente? Quali sono i dati aggiornati che tu hai dentro? E una volta che li ho, li uso per comporre una query, e questa query finalmente la mando al database, che è questa, la terza colonna della figura. Quindi, il TO non parla mai col database, il TO non sa niente, lui ha dei dati, ha i get e i set, fine. Il client parla col DAO per chiedergli dammi o prendi, dammi i dati o prendi i dati. Ma poi i dati veri sono la relazione tra il BO, tra il business object e il transfer object. Il data source potremmo anche cancellarlo e né la pagina GSP, né la prima colonna, né l'ultima colonna non verrebbero minimamente influenzate. E questo è bene. Perché se domani decidessi che quei dati sull'utente non li ho io, perché facciamo, come si chiama, una federazione di siti, e quindi facciamo in modo che il mio sito, il tuo, il suo condividano gli stessi utenti, allora non ho più gli utenti nel mio database, li abbiamo da un'altra parte, e tutte le volte che vogliamo caricare un utente, salvarlo, modificarlo, dobbiamo fare una chiamata a web service remoto. Cosa devo fare? Devo cambiare solo il DAO. Quel DAO lì non farà più le query in SQL, ma farà le chiamate web service. Fine. Ma nel JSP né il transfer object non vanno più toccati, ma non se ne accorgono neppure, a patto che ovviamente il nuovo DAO con i web service abbia la stessa interfaccia, gli stessi metodi del DAO precedente che lavorava sul database. Se pensassimo che questa cosa fosse importante, dovremmo definire un interface Java, e così vincoliamo all'inizio tutti i DAO che trattano gli utenti a avere esattamente quell'interfaccia, ma c'è un limite alla complicazione, alla complessità che vogliamo gestire in questo corso. Vabbè, poi qua in realtà spiega il ruolo dei vari, delle varie colonne, dei vari oggetti. Vado a riprendere l'asterisco. Sì, dimmi. Allora, da qui in avanti, dal punto 5 in avanti. Mi dà un oggetto, no? Supponiamo che mi chieda, dimmi l'oggetto, dammi l'utente che ha il login Pippo. Lui mi restituisce un oggetto come questo, dove chiaramente login sarà Pippo e tutti i campi sono popolati col valore che avevano nel database. Supponiamo che l'applicazione voglia modificare, che ne so, il cognome o la mail, ecco, la mail della persona. Allora l'applicazione lo chiede direttamente qua, fa un set email col nuovo nome. Lavora direttamente con questo oggetto qui, quindi aggiorna, lo modifica, lo migliora direttamente parlando con l'oggetto. In quel caso il DAO non sa più niente, ti ha restituito una copia di questo e poi te ne fai cosa vuoi. Quando hai finito di modificarlo, richiami il DAO dicendo: senti DAO, ti passo un oggetto, gli passo di nuovo il TO come parametro di questa setData. E il DAO si vede arrivare un oggetto, un transfer, perché ricordiamoci che il DAO non ha memoria, lui non sa quali transfer object ti ha dato in passato, non ha stato lui. Allora gli passi un nuovo transfer object, che è sempre lo stesso, ma lui non lo sa, non gli interessa, va a vedere i campi che ha, e allora farà un update where
login uguale Pippo e poi set tutti i vari campi che sono stati modificati. Ah beh, sono fatti suoi. Sono tutti fatti suoi. Se lui vuole sapere se è diverso oppure no. Se lui vuole sapere se è diverso, si farà una select sul database, va a vedere i campi vecchi, va a fare i confronti e quindi decide quale update fare. Oppure fa che fa l'update di tutto. Sono fatti suoi. Oppure è il TO che è più intelligente e quando io faccio set email, lui dentro ha un flag che dice email modificata, sì o no. Cioè, le soluzioni sono 100, ma sono tutte nascoste. O dentro il DAO o dentro il transfer object. A me non interessa, perché l'operazione ad alto livello che voglio fare è aggiornare con dei dati modificati. Ok, riprendo, a un certo punto ho detto asterisco, no? L'asterisco l'ho detto quando ho detto la frasetta, questo transfer object potrebbe anche essere un bin. È vero solo al 80%, perché con un bin posso fare qualsiasi cosa tranne che questo, la 2.2 crea. Perché un bin viene creato non dal DAO, ma da Tomcat, dal container. Quindi dovrò un attimo adattare questo pattern nel caso in cui, quindi non prenderlo pari pari così, adattarlo, ovviamente non è, come dicevo, non è una legge, non è una libreria, non è una specifica, non è uno standard, è un'indicazione, lo devo adattare nel caso in cui io voglia che questo transfer object sia anche un bin. Allora, in questo caso io dirò al DAO, non creami un nuovo transfer object, ma gli dirò, guarda, il transfer object ce l'ho già, riempimi i dati all'interno di questo, ce l'ho già perché me l'ha già creato il container, quindi non ti chiedo di crearne uno nuovo. Allora, passando dalla teoria alla pratica, cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo nella nostra applicazione accedere ai dati che sono memorizzati nel database, che nella tabella del database sono relativi all'utente, che adesso vabbè, ce l'abbiamo anche, non mi interessa vedere il database adesso, allora dobbiamo pensare di creare un DataSex object per questo, ok? Quindi ricordiamoci, adesso le query SQL non le vogliamo più vedere nei bin, ma le vogliamo solamente vedere nei DAO. Allora, nel nostro progettino, che questa è una versione che non c'è ancora sul sito, è quella nuova che vi metterò stasera, ho creato un package che si chiama systemf.dao, dentro il quale andiamo a mettere i vari cari DAO che ci servono, il data access object. E in questo caso, ovviamente, visto che abbiamo parlato dei dati degli utenti, uno user data DAO. Qui noi abbiamo lo user data, che è la classe che nei diagrammi precedenti gioca il ruolo del transfer object, del TO. Mentre invece user data DAO, come dice anche il nome, gioca il ruolo del DAO. Ricordiamoci qual era il diagramma delle classi. Diceva, il DAO incapsula il data source, quindi il DAO conosce il data source. E come fa a conoscerlo? Come faccio, quando faccio una new del DAO, come fa lui a scoprire qual è il data source a cui collegarsi? E non è di sicuro la JSP che glielo dice, perché sennò abbiamo buttato tutto nel lavandino. Il new non può avere come parametro il riferimento al data source, perché sennò il client, la JSP, il business object dovrebbe conoscere il data source, è proprio ciò che vogliamo evitare. Quindi ragioniamo al contrario, facciamo in modo che il DAO non venga creato dal business object. Qui non c'è scritto che il business object crea il DAO, c'è scritto che lo usa. Ok, e chi lo crea? Lo facciamo creare dal data source. Lo facciamo creare dal DB Connect.
usando un altro pattern che si chiama factory. Adesso poi dopo c'è, in questo caso c'è una factory, cioè una serie di metodi che creano oggetti. Adesso vediamolo sul codice, perché poi i diagrammi delle classi diventano ostici dopo un attimo. Prendiamo questo. Io il mio caro vecchio DBConnect, che abbiamo già visto prima, ho aggiunto un metodo che si chiama, guardatelo lì in fondo, getUserDataDAO. Quindi quando io voglio un DAO per accedere al dati dell'utente, non me lo creo io, ma chiedo al DBConnect, che ormai è la mia classe Singleton, che sta sempre lì e sempre pronta, non gli chiedo più dammi una connection, perché non voglio lavorarci io col database, ma chiedo questo, dammi un UserDataDAO, un oggetto che acceda al DAO. Allora, questo cosa fa lui? È un metodo scemo che fa solo new. Ma perché la faccio fare a lui e non a me, questa new? Perché in questo modo lui gli può passare un riferimento a se stesso. Quindi io creo un nuovo DAO e questo DAO conosce, potrebbe conoscere il data source, in questo caso conosce direttamente DBConnect. È un giro di rimbalzo, stiamo giocando una partita a biliardo di 4 sporde per riuscire a far buca. Ma proprio perché non vogliamo vedere, non vogliamo tirare diritto in buca. Perché se qualcuno può spostare una sponda, riesce a farmi fare buca da un'altra parte. Quindi UserDataDAO viene creato, è pensato per essere creato dal DBConnect, e quindi è un costruttore che si salva dentro un riferimento al DBConnect. Cioè lui il DAO, quando viene creato, deve sapere con quale database parlare. Un modo semplice è quello di salvare il riferimento al DBConnect. Perché al DBConnect e non a una connection? Perché non gli passo direttamente una connection? Ma perché la connection lascio che se la prenda lui, se la procuri lui, solamente quando gli serve. Non voglio dargli una connessione nel momento in cui viene creato, poi magari lui non la usa. La connessione se la apre, se la chiude, quando ha bisogno di lavorare. E quindi do l'oggetto al quale chiedere altre connessioni. Vabbè, ma questa è la fase di creazione. Con questi due metodi ho implementato questa parte. Ho detto, ok, il business object non crea, ma in qualche modo ottiene riferimento a un DAO, e questo DAO incapsula la conoscenza di dove si trova il data source. E questo incapsula data source per noi significa semplicemente ha un riferimento al DBConnect che abbiamo usato finora per accedere al data source. Semplicemente ci stiamo mettendo uno strato davanti, non lo usiamo più direttamente, gli mettiamo uno strato davanti. E poi ho i metodi. Ho un metodo, non ho campi, vedete che non ci sono campi variabili private qua, non c'è lo user data. Sono solo dei metodi, non so, il nostro vecchio check login, che prende due parametri, il login e la password, e poi qui non c'è nulla di speciale. Qui ho riusato, ho spostato il codice dalle parti precedenti, dove c'era una parte nel CSP, in parte del tree bin, e l'ho messo tutto qua dentro. Ho un metodo check login del DAO, che questo metodo a questo punto cosa fa? Apre la connessione verso il database, se la fa dare dal DBConnect, come sempre, no? Tutti quelli che hanno bisogno di parlare con il database lo chiedono al DBConnect. E fanno un'istruzione, select asterisco, where login è quello che ho detto e password anche. Ho usato, come sempre dobbiamo usare, lo schema del prepared statement, perché così non ho problemi di caratteri a apici, punti e virgole, caratteri pericolosi che l'utente possa mettere, non ho problemi della SQL injection, no? Quindi di sicurezza. E quindi dico, ok, il parametro 1 settamelo con la variabile con login, che è il parametro di questo metodo. Il parametro $2 me lo setti con la password e fammi la query. Questa query o mi restituisce un risultato o non me ne restituisce nessuno, ovviamente. Quindi a me basta sapere se c'è almeno un risultato, dico che il login è corretto. Se non c'è nessun risultato, dico che il login non è corretto. Finisce lì. Sì. Scomparso il get instance della classe
È scomparso il getInstance perché in realtà l'istanza del dbconnect mi è stata passata quando ho creato questo DAO. Quindi prima di creare il DAO dobbiamo creare. Sì. Questo è un livello di flessibilità in più perché in teoria quello stesso DAO lo posso usare con database diversi. Basta che gli passi qual è il dbconnect programmato per lavorare con quel database. Sì. Se no avrei dovuto metterlo qua dentro. Certo. E poi ho implementato un altro paio di altri metodi, ad esempio getUser. È un metodo che partendo dal login di un utente mi dà tutti i campi. Questo non fa il controllo delle password, no? Perché io potrei voler sapere i dati di un utente senza loggarmi come quell'utente lì, solamente per visualizzarli, no? Allora, questo è il tipico, è quel metodo implementato così come mi richiede il pattern che abbiamo appena letto, un metodo get che interroga il data source e mi restituisce un oggetto di tipo user data. E allora cosa faccio? Apro la connessione, dammi tutti i dati dalla tabella utente dove il login è quello che mi ha specificato, login, esegui la query e poi vai a estrarre, crea un nuovo oggetto di tipo user data popolandolo con i vari campi che ti arrivano dalla query, sono tutti tranne la password. Perché la password non è proprio nell'oggetto user data, no? In questo caso sappiamo che abbiamo una difformità tra l'user data e la tabella del database. Ad esempio la password non c'è, ma ci va bene. E poi return U, ritorna questo user data che ho appena creato. No? Quindi tutte le volte che una pagina GSP ha bisogno di dati di un certo utente, conoscendone il login, crea il DAO, user data DAO, e gli chiede, caro DAO, get user di Pippo, e lui restituisce un bell'oggettino con tutti i dati di quell'utente Pippo. Questo nel caso in cui mi va bene se il DAO mi restituisce un nuovo oggetto, ma nel caso in cui quell'oggetto, ma mettiamo che lo user data sia già in sessione perché è relativo all'utente corrente e io quindi voglio sovrascrivere il contenuto di quell'oggetto lì e non farmi restituire uno nuovo, beh, in questo caso ho un metodo che ho chiamato in modo leggermente diverso, fill user, che va a riempire, fare il filling dei campi di un oggetto, pardon, che ti ho già passato, che è questo. Quindi non mi restituisce, e qui dipende, purtroppo appunto nel caso dei bin, i bin sono già creati, quindi non ha senso farli creare da un metodo del DAO. E chiedo al DAO, senti, tu fai le query e i dati che ottieni non mettermeli in un nuovo transfer object, perché il transfer object ce l'ho già. Riempimi solo i dati di questo nuovo transfer object, che magari a questo punto può essere anche un bin. Perché se non l'hai creato tu, può essere qualsiasi cosa, ad esempio un bin. E beh, in questo caso sono stato pigro, prima mi faccio restituire un oggetto nuovo e poi gli copio uno dopo l'altro i vari campi. Dal U, cioè l'oggetto che ha appena restituito, chiamo la getUser di sopra, e poi riempio i campi del bin user che mi ha passato l'utente. Ma va bene, questi sono metodi di interrogazione. Posso, ad esempio, qui un altro metodo, fill user, qui ho implementato alcuni di esempio per far vedere come ragioniamo, no? Fill user solamente con i dati dell'utente, cioè col bin, scusate, da riempire. Come ragiona questo? Dice, io creo un nuovo transfer object, un nuovo user data. Di questo nuovo oggetto riempio solamente il campo login. E poi chiamo la fill user. La fill user cosa fa? Va a prendere il campo login, perché sappiamo che c'è, ma deve esserci, va a fare tutta la query e riempie il resto dei campi. Che se vogliamo è più pulito, è più nella logica di questo diagramma in cui ti mando l'intero transfer object e tu guarda i campi che ti servono e poi facci ciò che devi fare, piuttosto che non dirti guarda io ti do l'oggetto da riempire e separatamente una stringa che ti dice cosa devi farne o qual è l'utente che devi fare. In questo caso questo campo login, quindi questo
Bing user data conterrà tutti i dati irrilevanti tranne il campo login, che è quello che viene usato per fare la query. È una domanda? No? No. Sembrava che avesse una domanda. E poi qui mi sono un po' allargato, ho detto, ma prendiamo ad esempio l'elenco di tutti gli utenti. Get user list, qui sto riusando, no, metodi che avevamo già ovviamente, però li sto concentrando tutti dentro il DAO. In questo caso mi restituisce non un utente, ma una lista di utenti, list of user data. E questo l'ho copiato esattamente, lo stesso codice che avevamo già un po' di tempo fa, e mi restituisce un oggetto lista, contenente in questo caso tutti gli utenti. Avrei magari dovuto fare un filtro, solamente quelli validi. Ma poi capite che questo si generalizza facilmente, perché io potrei, get user list è uno, poi potrei dire get valid user list, dammi solo gli utenti che sono validi, oppure get user list by company. Allora mi fa solamente, prende un parametro che è l'ID della company, mi fa vedere solamente quelli di quella company. Tutte le volte che ho bisogno di una certa operazione sui dati, mi aggiungo un metodo a questo oggetto, a questo DAO. L'importante è che questi metodi prevalentemente passino avanti e indietro solamente oggetti di tipo user data, o collezioni di user data, oppure singoli campi di user data, ma... e nascondono tutte le query. Quindi abbiamo un grosso elenco di metodi che fanno delle query. Se un domani decidessimo che il database degli utenti non è più su un database relazionale, ma è su qualche altro tipo di cosa, ad esempio un database, ad esempio un file XML, quello che volete, basterà prendere un'altra classe che si chiamerà User Data DAO Web Service e implementare con la nuova modalità tutti questi metodi. A quel punto nessuno se ne accorge. E dovrò dire al DB Connect di restituirmi la classe web service, non questa. Qui manca create user, ma poi si possono aggiungere. Allora, questa è la separazione che abbiamo ottenuto. Non abbiamo più un Bing che è ambivalente, contiene i dati e fa le query, ma abbiamo un Bing o una classe semplice, se non ci serve usarla come Bing, che contiene i dati e non fa query e non sa nulla. E invece una classe che fa solo query ma non contiene i dati. Sì, esatto. Lo user B non ci serve più, infatti lo buttiamo via. Questo l'avevo preso come esempio prima di come facevamo le cose prima. Prima avevamo un user B che conteneva sia i dati che le query. Non lo vogliamo più, lo chiudiamo, lo cancelleremo dal progetto. Okay, le abbiamo separate nel transfer object e nel data access object. Ci manca ancora l'ultimo pezzo, come richiamo tutto questo? Allora, se ricordate, avevamo fatto due paginette di prova che facevano una tabellina con l'elenco degli utenti. Quindi non è ancora nello schema grafico, domani faremo il lavoro di riportare questo concetto nello schema grafico. Quindi da domani, nella seconda ora, finalmente riusciremo a mettere insieme tutto e da lì in avanti si tratterà solamente di implementare tanti DAO e tante view e tanti controller. Allora, il controller come rimane a questo punto? I controller sono queste quattro istruzioni, che poi normalmente sono solamente tre. Questo qua c'è una riga in più perché ho una collection. Nel controller prendo riferimento alla DB Connect, get instance. A questo punto la DB Connect la uso non più per farmi dare una connection, come facevo prima, ma per farmi dare il DAO. Mi ha detto che la DB Connect è per noi anche una factory di DAO. Una fabbrica di DAO. Factory è un altro pattern, scusate il termine senza spiegarlo. Factory è un pattern secondo il cui le classi vengono create non attraverso new ma attraverso un metodo get di un'altra classe più astratta, che a questo punto può decidere se darvi il DAO che accede al database, se darvi il DAO che accede ai web service, se darvi il DAO che accede a un file XML, e voi non lo sapete. Quindi per questo lo nascondiamo qua dietro e non faccio direttamente il new.
Poi l'altro motivo lo sappiamo, che la factory in questo caso conosce il data source e quindi glielo può passare. Quindi a questo punto abbiamo lo user data DAO, che ho chiamato user UDAO, e finalmente gli chiamo i metodi. Dammi ad esempio getUserList, l'ultimo metodo che abbiamo visto. Fammi l'elenco di tutti gli utenti e li memorizzo in una lista. E poi cos'è questo? UserList.setList. Questa lista io la devo passare dalla pagina 1, dal controller alla view. Per passare dal controller alla view devo nasconderla, memorizzarla dentro un bin. Quindi mi serve un bin, ma un bin molto semplice, al limite del ridicolo, che è semplicemente una classe che contiene una lista, che contiene la variabile list. La variabile list, visto che è un tipo strutturato, è un list user data, non posso metterlo direttamente in sessione, devo nascondere dentro un oggetto che ha un nome, che ha una sua classe. Non posso fare JSP use bin class uguale list di user data, no, devo dare un nome di una classe specifico, per una limitazione del JSP. E quindi questa lista la nascondo dentro una classe user list, che è un bin, che ho creato qui nel controller, che ha scope di request, che mi serve per trasportare questa lista fino alla vista. L è la variabile che mi è ritornata dal DAO, questa la passo a un metodo setList che praticamente memorizza il riferimento a questa lista dentro il bin, niente di più. E poi faccio il forward alla view, e la view, forse non vi stupirà scoprirlo, non l'ho modificata neanche di un carattere, è esattamente la stessa di prima, che avevamo qualche settimana fa. Questa view lavorava, creava una tabellina sulla base del contenuto di un bin, dello user list. Poi che questo user list adesso sia stato creato grazie a un metodo del DAO piuttosto che grazie a un metodo del bin, alla vista non interessa. Quindi quel bin ci è servito anche per disaccoppiare la vista dal controller. Dimmi. Cosa? Use bin. Serve per creare l'oggetto bin nel controller. Crea un nuovo oggetto di tipo userList bin come variabile di istanza userList. Lo registra nello scope di richiesta, e quindi quando faccio forward, questo oggetto rimane, persiste, fino a che la richiesta persiste, e il secondo useBean, quello della vista, va a riprendere il riferimento all'oggetto precedente. Qui sono due pagine diverse, quindi la seconda deve avere accesso a quell'oggetto che è stato creato nella prima. Per farlo lo devo registrare nello scope di sessione, e lo useBean è l'operazione che lo crea e lo registra. E quindi se non ci crediamo, possiamo anche provarlo. Questo non ci sono effetti speciali da vedere, perché semplicemente mi fa un elenco lo faceva, ma lo farà ancora. Devo avviare Tomcat, ecco. Fa un elenco di alcuni dei campi, di alcuni dei dati dei dati di prova che avevo messo nel database finora. Quindi nulla di speciale, fa esattamente la stessa cosa che faceva il nostro esempio di prima. Quindi, da adesso in avanti prenderemo, no, per normale questo metodo. Ogni volta che dobbiamo lavorare su una tabella del database, adesso qui abbiamo lavorato sugli utenti, ci sarà il create user per fare la registrazione, qualche cosa per modificare i dati dell'utente. Poi dovremo creare, non so, ci sono le company e i site delle company, no? Le aziende e i siti. Allora dovremo creare anche lì dei transfer object che le rappresentano, quindi sarà company data e company site data, e per ciascuno di queste un suo DAO, che sarà il company data DAO e company site data DAO, che ha i metodi, crea, distruggi, modifica, sono tutti molto simili tra di loro. Quindi è abbastanza, una volta che ce n'è uno, lo ricopi quasi identico, cambiando chiaramente i tipi delle variabili, degli oggetti che tratti e i dettagli delle query. E a quel punto abbiamo poi un pacchetto di funzioni che manipolano tutti gli oggetti del database, che i controller possono usare per fare le loro logiche.
Okay? Quindi domani li integriamo questo nel sito.